Salve! Oggi voglio fare un gioco con voi. No, in realtà oggi, anche se è passato Halloween, è passato un po'. Prendi la seggiola. Dovete sapere che nella mente di un cosplayer creativo, truccato, non lo so, vedete come volete giudicare voi, insomma. Non servono le feste comandate per, diciamo, provare un trucco. Essendo che poi non voglio perdere mano, ogni tanto prendo e mi parte. Questi giorni me l'ho fissata con Su. Devo dire che ho visto più parodie di Saw che di film in realtà. Mi sono visto non so quanti Scream. Adesso ho cominciato a togliermelo tutto. Questa volta però devo fare non solo il trucco da come potete vedere, ma devo anche fare il mio bellissimo papillon. Papillon e camicetta, lo devo disegnare con quel poco di roba che ho. Ad oggi mi sono detta, se costa roba in euro, almeno una cosa del genere, una roba un po' più professional, mi deve venire un po' meglio, credo. Perché pensa ad avere un aerografo e a fare questo, cioè. Si vede che è disegnato così da vicino, da lontano, fa il suo effetto, sembra. Magari potete farlo anche un po' più grosso. Allora, naturalmente, come l'immancabile Cerone, dovete sapere che io ne ho la scorta famiglia in questi anni. Però devo dire, questo qui ce l'ho pagato per 1,20 euro, ma è spettacolare. Non mi fa le grezze che mi fa queste qua. Cioè, quelli che ho pagato di più mi hanno fatto un sacco di grinze, mi facevano la pelle tipo statua con i pezzi. Invece questo è bello lucido, non c'è tanta discromia, diciamo così. Poi vabbè, la bottiglina d'acqua perché ho bagnato l'ombretto nero, perché altrimenti non verrà mai. E poi con questo bellissimo matitone rosso ho fatto il fiocchettone. Le labbra e ho fatto anche questi di alta gli occhi. Ecco, adesso ci sono sexy. Aspetta, ecco, l'effetto sarebbe tipo questo. Ok. Intanto si vede anche la tintura che vi dicevo che avevo fatto e che mi aveva preso un po' quella tintura che ho occupata da estetica. Ho fatto sì e no. Diciamo che è un periodo che mi stava piacendo il rosso, però adesso lo togliamo dalle palle. E cioè, sono un po' indecisa in realtà se farmi veramente tutta la testa rossa. O se lasciarmi mora come sono sempre io. Vabbè, solite cose: ombretto, matita, cerone. Cerone è fondamentale per tutto, secondo me. Una volta che hai cerone e matita, già puoi fare tutto. Con poche rossetto, con 3 euro te ne esci. Voglio dire, non sarà il trucco professional, però è tutto un gioco di sfumatura. Adesso con la luce in faccia, proprio non è che ti dà il massimo della vita come sfumatura, eccetera, eccetera, però, come dire. Infatti adesso potete vedere anche tutti gli errori che ho fatto. Gli orrori? Non vi dico per coprire sopracciglia, c'è cioè ben rigo. Fortunati chi ha i capelli chiari e le sopracciglia chiare, perché pure per fare una tintura, se sei bionda puoi farti anche blu, giallo, viola, stregatto, non lo so. E invece con i capelli scuri è un casino a far prendere il colore. Infatti devi sempre schiarire, 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 schiarire. Stessa cosa pure con le sopracciglia. Devo seccare non so quanta roba tra correttori e compagnia bella. Stavo pensando, se rende di più così. Che poi sto trucco bianco bianco con questo rossetto rosso rosso, faccio i denti giallissimi, sembro Joker, nata vuoto. Allora niente, vi faccio questo piccolo aggiornamento truccato da su. E, diciamo tendenzialmente abbastanza apatica, apertico, apatica la cosa. Come ben sapete, in amore la cosa non si, cioè peggio e per non si evolve. Ha avuto dei periodi veramente di strazio uguale estrema. Maledetto Paolo Fox, tu sia maledetto. E infatti, c'è funerale a tutta forza, periodo proprio di merda dove gente stava malissimo. Pure io non è che sono stata benissimo, cioè mi sono fatta settimane di mal di pancia e compagnia bella, stress e nervi, non me lo dico nemmeno. A volte vorrei essere cattiva per bombardare un po' tutti. Oddio, no, bombardare no, perché diciamo che non è proprio il periodo per dire bombardare, cioè roba, attentati, roba del genere, pure questo. Non voglio parlare molto di questa cosa, cioè non ho fatto le cose classiche della gente che fa il video, ah sì, è stato l'attentato a Parigi, quindi facciamo il video. No, soprattutto non ho nemmeno messo la bandiera perché comunque la trovo più una forma di rispetto e anche un modo per non dare adito a sti qua di, diciamo, al cattivi di avere altra pubblicità, tra virgolette, che comunque questo vogliono. Vogliono solamente essere sponsorizzati e far cagare in mano tutti. In realtà sono cagatissime in mano. Cioè, voglio dire che sono spaventatissima e
non oso immaginare qui a Napoli, dico, se Parigi doveva essere un po' forse meglio, non oso immaginare qua a Napoli cosa potrebbe succedere, tra vicoli e bicarelle, bomba a tutta forza. Quindi mi auguro che, non lo so, mi auguro di non vivere mai queste cose, anche se il clima diventa sempre peggio, come a livello di guerra. Infatti mi chiedo, violenza, richiama violenza, cazzo Francia, fatti due cazzi tua. Cioè, chi si è fatto il suo campo 100 anni? Vabbè, niente, vabbè, questo è un argomento molto più pesante da trattare, ma non lo voglio trattare perché veramente no. Cioè, già sti periodi di palle, vorrei qualcosa un po' più di positivo, quindi divertiamoci con su. E niente, sto aspettando ancora l'amore che vola da qualche parte, non lo so. Cioè, seriamente, ho l'ennesima, all'ennesima palle, all'ennesima potenza. Non sto andando nemmeno più in discoteca, quindi immaginate voi quanto posso acchiappare. Faccio rima se scendo così per strada, vedi quante postegge che ti faccio, secondo me, rispetto al classico, al quotidiano. Ogni tanto c'è qualcuno che mi fa qualche avance, diciamo così, ma come al solito non è qualcuno che mi piace. Quelli che mi piacciono sono stronzi, ma stronzi di tutte le razze, di tutti i colori. E già qua ho detto tutto quanto. Quindi, sono stronzi.